La mattina del primo novembre alle 3:45 udimmo nel buio una fragorosa detonazione, una seconda alle 4. Sapevamo fin troppo bene che cosa significavano. All'alba vedemmo nel tagliamento il corpo centrale del secondo ponte. Fortunatamente la copertura stava fuori dall'acqua. Tra la parte ancora in piedi e quella fatta saltare, gli italiani avevano costruito con delle assi un collegamento attraverso il quale si svolgeva il traffico con l'isola. Era vero che noi avevamo conquistato il ponte, ma sulla sponda occidentale non c'era ancora nessun austriaco. Poi, il pomeriggio, gli italiani avevano abbandonato l'isola, trovata quindi deserta dalle pattuglie del nostro battaglione, del 30° reggimento di fanteria, che lì si installarono. Ma nonostante gli sforzi, tutti i tentativi di individuare dei guadi o di reperire chiatte, barche o zattere fallirono. In tutta la zona non c'era neppure l'ombra di un punto di passaggio. Il 2 novembre alle 12:30 a Susans ricevetti di persona, a voce e per iscritto, il seguente ordine. Il 2 novembre la 38ª brigata di fanteria, assieme al battaglione quarto e al gruppo di artiglieria del colonnello Sterling, allestisce il ponte, procura il materiale necessario per la costruzione di una passerella, che verrà intrapresa dalla compagnia Zappatori. Gli uomini del battaglione quarto devono attraversare per primi il fiume e alle 4 saranno sull'isola. Alle 4:30, perciò, il battaglione quarto eseguì l'ordine e marciò. Sul ponte impartì comunque i miei ordini per l'attraversamento e l'avanzata sulla sponda opposta. La compagnia Zappatori e la compagnia di costruzione lavoravano sul secondo ponte per collegare da entrambi i lati con delle scale la parte in acqua con le parti ancora intatte. Dietro mia richiesta venne rinforzato il fuoco. Nel frattempo si era fatto buio. Alle 6:30 però le scale erano pronte e iniziammo l'attraversamento. Alle 7 l'alfiere Nuic si era già arrampicato sull'altra estremità del ponte assieme ad alcuni bosniaci e aveva scagliato le prime bombe a mano sui difensori. I miei uomini si arrampicavano uno dietro l'altro sulla passerella traballante, tutto intorno il fuoco nemico, sotto di loro il rumore minaccioso e il gorgoglio delle acque cupe. Ma dopo una breve tacita lotta, gli italiani, che difendevano direttamente il ponte, stavano in disparte disarmati. Dalle abitazioni sulla strada di Cornino giungeva il crepitio delle mitragliatrici. La fanteria e l'artiglieria completavano il concerto. Dopo aver sopraffatto il nemico sul ponte, il plotone d'attacco si raccolse e dai canali, dai fossati e dalla palude iniziò ad attaccare i gruppi di abitazioni. I nidi di resistenza dovevano essere smaltellati uno dopo l'altro, nonostante le tenebre. Alle 22:45 del 2 novembre San Rocco era già in mano nostra, ma a circa 800 passi dietro il terzo casello ferroviario ci imbattemmo in un gruppo di contrattacco proveniente da Anduins, che stava avanzando proprio in quel momento e che aveva l'ordine di attaccare le nostre truppe che avevano già superato il tagliamento. Avevamo di fronte un nemico 10 volte superiore a noi. Secondo le nostre stime, il numero di mitragliatrici in azione era compreso fra 30 e 40. Il terreno davanti a noi era chiuso e fittamente boschivo. In tali condizioni fummo presi dalla preoccupazione che tutti gli sforzi fatti fino ad allora fossero stati vani. Era scoccata così la mezzanotte. Da tutti i settori del fronte i comunicati informavano che il reparto riusciva a stento a resistere e che le perdite si andavano moltiplicando. Il comandante della compagnia e gli ufficiali ci chiesero rinforzi, ma avevo già impiegato fino all'ultimo uomo. Il plotone tecnico era in battaglia, gli aiutanti degli ufficiali, i cuochi, tutti sparavano. Non mi rimaneva un solo uomo di riserva. Il mio solo sostegno fu nel comportamento esemplare e lodevole dei miei ufficiali. I consigli e gli incoraggiamenti continui furono tutta la nostra forza. Che cosa accadrà quando anche questo non servirà più? Quando la nostra volontà
non potrà più nulla contro una tale superiorità numerica? Quando dovremo ritirarci, la via sarà libera? Il ponte sarà indifeso? E il nemico si scaglierà sulla brigata che vi sta salendo? Avevamo davanti agli occhi una catastrofe dalle conseguenze incalcolabili. Eterna sembrava questa notte. Eppure dovevamo vincere. Questi uomini valorosi resistettero così, fino all'una, fino alle due, resistettero agli innumerevoli attacchi e la loro tenacia costò al nemico tantissimo sangue. Gli italiani, sbalorditi, una volta ritornati in sé, ripresero ad incalzare, ma ancora inutilmente. Eravamo fuori pericolo. Il ponte era definitivamente in salvo. Potevamo essere proprio fieri di questo successo. Complessivamente, avevamo poi conquistato con operazioni rapide il ponte di Pers sull'Edra, due ponti della ferrovia di Roncis e uno a Colle, infine il ponte sull'Arzino. Catturati i nemici, non c'era più alcun pericolo per i ponti, cosicché le divisioni si avvicinarono indisturbate al Piave, una dopo l'altra, proprio grazie a quel primo nostro attraversamento sul Tagliamento. Il 3 novembre, alle 7 del mattino, il battaglione aveva ormai occupato diversi punti sul territorio e l'ordine di battaglia delle 10 di sera di quel valoroso giorno recitava così. Oggi la 30ª brigata di fanteria, ma soprattutto il battaglione quarto, la compagnia Zappatori e la compagnia di costruzione hanno sfondato per primi sull'intero fronte italiano la formidabile barriera del Tagliamento, nonostante la tenace resistenza nemica. Hanno attaccato di continuo il nemico, ovunque si trovasse, marciando trionfalmente e senza mai sostare. E hanno spianato così la strada ad altri futuri successi. Più di 2.500 prigionieri, 10 pezzi d'artiglieria, innumerevoli mitragliatrici, 8 automobili, circa 150 cavalli e altro ricco materiale di guerra costituiscono i trofei di questa giornata.